appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica. Tentativo verso la porta! Grande parata dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Buona deviazione del portiere. Prova a crossare. Passaggio intercettato. Allontana il pericolo. Mario Rui. Può tentare. Parata di Donnarumma. Ottima la parata del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Tenta il colpo di testa. Completamente fuori misura. Alessio Romagnoli. Passaggio in avanti. Zielinski. Fabian Ruiz. Il Napoli ha messo subito il piede su. Occhio alla conclusione! La sua conclusione manca allo specchio della porta. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Brahim Diaz. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Lorenzo Insigne riceve in posizione interessante. Va a cercare il secondo palo. Palla intercettata. Toglie la palla dalla zona rossa. Maradona. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Palla in avanti verso il compagno. Fabian Ruiz. Maradona. Lorenzo Insigne raccoglie un passaggio dalle retrovie. Riceve il passaggio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare.
Dunque, rimessa laterale. Ecco il traversone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Brahim Diaz. Lucas Paquetá. La mette in avanti. Fabian Ruiz. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Lungo passaggio in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Prova a verticalizzare. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Sulla destra. Van Basten. Rebic. Ottima discesa sulla destra. Si spinge in avanti. Prova la soluzione in fascia. Si fa largo con grande determinazione. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Lorenzo Insigne. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Salta e colpisce di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Ha cercato di colpire con troppa forza, secondo me. Lorenzo Insigne può crossare in area. Cerca il cross in mezzo. A sinistra con il passaggio. Può colpire. È fuori di un non nulla. Calabria recupera palla. Occhio, può andare. Occasione d'oro. Ecco il tiro. E c'è il gol. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Lorenzo Insigne è stato bravissimo. Ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. Punteggio di 1-0 a referto. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Maradona. Buon lancio. E la palla viene respinta. Ecco Maradona. È posizione irregolare però. Il portiere la calcia lontano. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Grande istinto del portiere. Brahim Diaz. C'è la palla lunga in avanti. Difesa energica e decisa. Si ferma qui la manovra. Brahim Diaz. Trova il compagno in buona posizione. Qui cercherà il tiro. Infilza il portiere. E il Milan riesce a pareggiare. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta.
si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Pericolo sventato almeno per ora. Tenta la conclusione e c'è il gol del Napoli. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. E passano in vantaggio. Alessio Romagnoli, pallone lungo in verticale. Lucas Paquetá sulla fascia in profondità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Biglia. Rebic. Passaggio sulla destra. Lucas Paquetá. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. E c'è il pareggio. Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Un rigore calciato forse un po' alla leggera, ma la palla ha comunque gonfiato la rete. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Calcio di punizione per il Napoli. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Parata di Donnarumma. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Lorenzo Insigne. Zielinski con il fallo. Il portiere la spedisce su. Se ne va. Rebic prova immediatamente in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Calabria cerca una soluzione con la palla lunga. Riesce ad intercettare. Manolas. Maradona. Prova con la palla lunga. Libera tempestivamente. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Samu Castiglieco avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist.
Chi è? Ibrahimovic va a raccogliere il passaggio. Cerca lo spunto. Un tackle energico. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Che sì, riconquista la palla. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Il Milan ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Fabian Ruiz oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Vediamo se crossa. Prova ad andare via con eleganza. Usai. Occhio, parata di Donnarumma. E ha fallito una buona occasione da gol. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Ecco la respinta del portiere. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Biglia scatta verso il pallone. Pericolo. E non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. Mario Rui si lancia sulla fascia sinistra. Scatta verso il pallone. Il Milan al calcio di punizione. Fabian Ruiz. Devono buttarla in aria e sperare. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora... Colpisce! Che cosa ha fatto? Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico! Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. E perde il duello fisico con l'avversario. Insigne, Calabria. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Usai. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Il Napoli non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio.